Per un film come Clip è inevitabile pensare a Spring Breakers, una vacanza da sballo di Harmony Korine, visto lo sguardo che entrambi i film posano su delle adolescenti votate al sesso e alla droga e dimentiche di un'infanzia appena passata. Eppure, là dove Korine arrivava a fare un ritratto acido di un'America luccicante e disumanizzata, descrivendo dei personaggi volutamente di superficie, Maja Milos, trentenne regista serba esordiente al lungometraggio, con Clip ci proietta ben presto nel singolo ritratto di una ragazza, Jasna, in cerca di qualcosa di diverso, dell'amore e di un sicuro rifugio familiare. La regista evita ogni forma di moralismo sulla condotta della sua protagonista, incollandosi addosso a lei, beandosi della sua bellezza, ma allo stesso tempo suggerendone ogni debolezza caratteriale. La scena è interamente occupata, infatti, dall'inizio alla fine del film, dalla splendida Isidora Simeonovic, effettivamente 14enne al momento delle riprese, che gioca intorno al suo personaggio costruendolo su una serie di contrasti, fiera e servile, con una sexy bambinetta spaventata, cinica e innamorata, gelida e sentimentale. Invece di un grido lacerante, Clip è uno sconvolgente processo di autoimplosione, uno dei ritratti femminili più belli, sinceri e dolorosi di questa stagione, forse paragonabile solo al Blue Jasmine di Woody Allen.